Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con una nuova sfida Low Cost. Infatti oggi vi porterò alla scoperta dell'isola di Malta con un budget limitato di 250 euro. Prima giornata andiamo a visitare La Valletta e successivamente le tre città. Ragazzi, questa è Piazza San Giorgio, inizialmente era chiamata Piazza dei Cavalieri, ma dopo l'installazione della statua della Regina Sofia è stata rinominata. In questa piazza potete ammirare anche il cambio di guardia che avviene negli orari prestabiliti. Bene ragazzi, sono appena arrivato a Cospicua, è la prima città che incontriamo. Quelle tre città sono famose perché nel 1565 riuscirono a resistere all'invasione ottomana. Per chi come me proviene dalla Valletta, prendete il bus numero 4. Buongiorno a tutti ragazzi, seconda giornata qui nell'isola di Malta. Oggi vi porto a Medina, che praticamente è l'antica capitale di Malta, conosciuta anche come la città silenziosa. Le mura d'ingresso di Medina appaiono nel terzo episodio della serie Il Trono di Spade. Allora ragazzi, quella alle mie spalle è la chiesa di San Paolo, è praticamente la cattedrale di Medina. Qui il governatore Publio avrebbe incontrato appunto San Paolo dopo il nubifragio sull'isola di Malta. Ragazzi, praticamente da Medina, se prendete il bus numero 186, vi porterà a Bujibba.
Da lì prendete il bus numero 41 o 42 per andare a visitare la famosissima Red Tower. Buongiorno a tutti ragazzi, terza giornata qui nell'isola di Malta. Oggi vi porto nella città di Sliema e successivamente a Marshall Loch, chiamata anche la città dei pescatori. Allora ragazzi, dalla stazione centrale della Valletta, se prendete il bus 81 oppure 85, vi porterà direttamente nella città di Marshall Loch. Bene ragazzi, questo video termina qui, spero tanto che vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un commento, noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video qui sul canale.